Lo sa come si chiama? Sì, avrebbe preso info. Buonasera, volessi parlare con il titolare per cortesia, grazie. Signor Francesco. Sono il fratello di quel signore che ha comprato il jeans che non gli avete dato dentro all'arbusto. Ha parlato con voi, mio fratello? Sì, penso di sì. Ve lo ricordate questo episodio che questa persona è venuta, ha fatto una spesa, si è cattata certa roba, dopodiché poi è venuta, visto perché in busto mancavano jeans, o volevo questo jeans, e voi l'ha detto che non ci arrivava nessuno jeans. Sì, e comunque io ho fatto anche la conta dei jeans, mi trovo. Con che cosa? Cioè, ci manco oggi, cioè, non ci manco oggi, cioè, ce l'ha tirato o non ce l'ha tirato Sì, questo jeans? se l'è preso il jeans. E mo secondo voi, no? Siccome non stiamo parlando di nessuno capi 700 e 800 euro, ma stiamo parlando di un jeans di 40 euro in merda, dici, non è che stiamo parlando di niente elegante, no? Allora mo secondo voi, una roba 3 giorni, si mette andata a voto in dama, che non viene andata a voto fino al casorio, e va bene a dire un fatto per una cosa che non esiste, cioè, io pure fosse a voi, dici, ma guarda il suo cliente, no? Dicessi, ma chi sei con me che ci mi si è uscito un pazzì, facitemi capire. Cioè, no, ma un fatto c'è questo qua, che praticamente non ricordava nemmeno la spesa che aveva fatto, cioè 160 euro, 160 euro su 140, non su 160, 140 poi euro me l'ha detto pure a me, 140 euro. un jeans, io dovevo cambiare un po' giubbino, cioè io ho fatto mente locale e poi mi sono ricordato che un jeans l'ha messo in busta, cioè dopo una settimana venire a dire te Con l'aveva tutta gente fatta. che tranne che tra a parte che è venuta dopo 3 giorni e non ho poi la semana prima di tutto dalla via pass. Seconda via pass, voi rindo un negozio vi ha ricordato tutta la roba che significa che non trovate nessuno in un magazzino vostro. Che si va ricordata a roba una semana, proprio un gesto che da mi su jeans in da busto significa che state voi e frate, ma non è venuto più nessuno, l'ha detto. No, il modello in cinza mi sono chiuso a fa' conte e ne ho venduti due, praticamente. Sentite, a me sta conta che ti ha fatto voi, sinceramente, io penso che è una conta fatta malamente, perché secondo me, siccome mi conosco a frate, ma voi giustamente dici di saccia a me, no? Invece saccia a frate, ma frate ma è uno che ha strunzato e non ricci, noi siamo famiglia, siamo onesti, cioè siamo gente che io non buonesse fino a là, però siccome c'ho sto indamme e ci abbiamo a faticare non è manco giusto che voi volete rubare 40 euro a frate, ma mo che fossero 40 euro, 38, mo No, ne ma preci 40 euro. io non stungo aperto per Allora rubare. capisca la crisi, Cioè, capisca io non che voi tra stungo suo aperto per cliente, rubare. o rito cliente un poco più distratto, agghiate a dire che tala via passa, mo non ci vo, io tala via passa, ma tala via passa o di chi io, non lo decido voi. Allora io sinceramente, allora mo, voi mo dici, basta che mo decide, se già veniamo a basciù un magazzino, mi faccio accompagnare qualcuno, e io jeans esce perché io jeans esce. Non questo, ma è una questione di principio, perché voi dicete che non va rubata niente, manco noi siamo abituati a ci rubare niente, ma manco a ci far rubare, Vabbè, però. ma voi mi state accusando di rubare, cioè, dite voi che mi state accusando di Io rubare. vi sto accusando di rubare nel momento preciso in cui voi avete detto che avete fatto una conta che secondo me è una conta sbagliata, allora io vi dico che state rubando, ma nel momento esatto in cui io sono tornato a casa e ho trovato il jeans mancante dentro alla busta, portando, non ho potuto venire, ma va già con i fatti miei, e tengo a mia mamma ricoverata, mentre io ero in ospedale, la busta è rimasta ingoppata, tavola, tante cose, come volete già spiegare? Non Cioè, me l'ha già spiegato perché sono fatte le nostre, non sono fatte le vostre. no, ma si può essere sicuro che la vostra jeans è mancata a Cardin e poi nulla da più da cocca parte, a cocca da parte e su jeans è scomparsa? No, noi che la giornata là, frate, mi è venuto a spendere i soldi solamente a Duvuia e l'hanno accidere si trasnata a voto in due magazzini vostri. Frate, ma o spari in capo se si permette una da voto. Mo jeans e da sci per una questione di principio. Perché il jeans non è stato consegnato, ma è stato pagato così come si evince molto chiaramente dallo scontrino. Voi non avete consegnato il jeans. Poco ve l'avete contato, che non ve l'avete contato, queste sono cose che state dicendo voi. Io non ne saggio. Facito buona menta locale che dà la via passa, perché voi dovete dare il jeans a mio fratello. E ciurate. Ma Con tutta la cintura vicina. cintura vicina? Per dire. Ciurate. Ma poi venite qua e ne parliamo. Oi, come già scendete? Oi, c'è già mettere pure la benzina fino all'occhio. No, mo la già portai a casa, facitemi Me lo capire. spedite, io vi do l'indirizzo. Voi mettete i jeans in un busto e mo mandate fino a casa. E vi conviene. Va bene. Scrivete l'indirizzo.
Dici. Via Comunale Tavernola 166B, Tala Via Passa, citofonare Radio Marte. Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, esci. Ci sei cascato, osce. Che sei bruscrive? Franci, ma tu stai bruscrive, ma si sce. Andrea, tuo cognato, ti ha voluto fare questo scherzo. Ciao Andrea. Ciao Francesco. Ciao Andrea. Cagate sotto, Franci. Ha fatto il quadro di Napoli. Concorso, ci abbiamo giocato sempre con Cavani in campo e poi non è andata così male, a me non dispiace.